Gardini murato anche lui, e così la squadra di casa ritorna in vantaggio per 11-10 sul servizio di Duse. Luigi, Bullo, Gardini, si salva Pescod, Lazzeroni per Leppanen dalla 4, murato, Lazzeroni ancora, Pescod per Leppanen che tenta una giocata che mette in difficoltà la difesa della Di Stefani, niente da fare per Gardini in ritardo, Gardini debilitato dai farmaci e dall'influenza. Entra Riagno con il numero 9 ed esce Salomone. Enermix in vantaggio in questo finale di set, ecco inquadrato con il numero 9, l'ultimo entrato Fulvio Ariano, 1,92 m, 23 anni, torinese. E c'è ora anche un cambio dell'Enermix. Cimaz al posto di Lazzeroni, per incrementare la forza della formazione milanese a muro. Niente da fare però su questa imperiosa schiacciata di Gardini. E così Cuco mette in campo Lazzeroni e Cimaz, che avrebbe dovuto fornire un contributo a muro, ritorna in panchina. La battuta di Vigna, attacca l'Enermix con Leppanen, si difende la Di Stefani, ancora un assist per Leppanen che va a segno. Secondo cambio palla sul punteggio di 12-10 per l'Enermix. Si gioca il terzo set al Palalido, 3.000 spettatori, Enermix in vantaggio per 2-0 e 12-10. Leppanen a Riagno, poi va a schiacciare Bullo e la Di Stefani viene nuovamente salvata da un errore di Pescod che ha fallito il bersaglio di pochi centimetri. Osservate ora Barigazzi. Barigazzi ha preso il posto di Leppanen. Cuco dà respiro a Leppanen, è entrato Barigazzi, Gardini in battuta, poi Galli, Lazzeroni, Pescod e la battuta ritorna ai milanesi. Ecco Pescod. 12-10 per l'Enermix, è il quarto cambio palla. Bullo è fuori questa schiacciata della Di Stefani ed è il 13° punto per l'Enermix. C'è un timeout, lo ha chiesto Prandi, sorride Cuco che forse intravede la vittoria per 3-0 e il tecnico dei milanesi continua però a fornire validi suggerimenti ai suoi, c'è sicuramente invece non potrebbe essere altrimenti nell'angolo della Di Stefani, che ha disputato nell'ultimo mese delle grandiose partite ed è stata anche vicina al successo in Coppa Confederale sulla Cutiva. Va a schiacciare Bullo e riconquista il servizio per la Di Stefani. Salomone riprende il proprio posto sul terreno, non appena è giunto in prima linea, in panchina rientra Fulvio Ariano. Ed è inquadrato Fabio Bullo. Pescod sbaglia la ricezione, c'è la schiacciata di Vigna e poi il secondo arbitro ha ravvisato una infrazione da parte della Di Stefani. Chiedo scusa dell'Enermix, per cui la Di Stefani ha conquistato un punto, uno strazzo, perché l'Enermix è ritornato immediatamente in possesso di palla con Lazzeroni. 13-11 per i milanesi e qui è bravissimo Duse a vincere un duello sotto rete ed è match ball per la formazione di Milano con Lazzeroni al servizio. 15-12, 15-10, 14-11, si gioca da quasi 75 minuti, Lazzeroni in battuta.
Bullo per Balzania, Murato, Lazzeroni per Nidocco e la palla regala all'Enermix il successo per 3-0, lo score da parte di Gabriella Mancini. Per l'Enermix il migliore